com'è andata? Tutto fatto? Abbiamo fatto, sì, abbiamo raggiunto ancora la società, adesso firmerà il giocatore, eccetera, eccetera. E d'altra parte era un desiderio del calciatore, che io credo che si merita questo grading, e quindi aveva un solo anno di contratto, e quindi ma in accordo col giocatore è stata una cosa assolutamente non condivisa, quindi diciamo che va bene così. Ha già detto qualcosa al ragazzo per darle in bocca al lupo dopo questi anni in cui è stato grande trascinatore di questo sogno? Monza. Assolutamente, il sogno che continua, assolutamente. D'altra parte questo è il destino del Monza, voglio dire, l'altra sera era a cena, c'era Frattesi, è passato Frattesi, è arrivato Rovella, adesso Carlos Augusto. L'importante è riuscire sempre a trovare nuovi giocatori e coltivare il sogno che avevo e che da bambino e che ho tutto qua. C'è stato modo anche di parlare magari di altri giocatori, Sensi, Correa? Ma i rapporti no, che Correa, dai, ragazzi, pensate ai tipi di ingaggi dell'Inter, ai tipi di ingaggi del Monza, eccetera, eccetera. Va bene così, buona serata a voi. C'erano anche altre squadre, dottore, su Carlos Augusto? C'erano altre squadre, sì, ma il giocatore ha preferito l'Inter perché l'Inter gioca la Champions League. Dottore, lei, insomma, questa è una dirigenza importante, si è sentito di dare qualche consiglio a questa situazione di Samardzic? Lei mi è mai capitato di dover rimettere in discussione? No, ma si figuri se io posso dare consigli. No, ma lei mi è capitato nella sua carriera di rimettere in discussione una trattativa dopo le visite? In una visita, in una vita si vede di tutto, ma comunque non conosco la situazione, certo. Quindi non lo so. L'ultimissima, un attaccante potrebbe arrivare? No, un attaccante può arrivare certamente se esce qualcuno. Noi numericamente siamo al completo, noi, così lo dico per l'ennesima e ultima volta, noi con questi giocatori entrerà, se riusciamo, un centrocampista centrale, cioè uno che occupi un ruolo nei due centrali, sapete bene chi sono, Pessina, Gagliardini, Machin e Bondou, quindi facciamo entrare uno, fine. Poi se uscisse uno dei titolari o qualcuno, entrerà qualcun altro certamente, ma con questi giocatori numericamente siamo a posto. Ripeto, al momento non ci sono trattative, quindi non entra nessuno se non esce qualcun altro.